Scusate, non uso la mascherina, ma dovrei avvicinarmi un po'. Oggi abbiamo fatto la festa di Carnevale, Carnevale è in giro, anche se purtroppo le notizie che arrivano dall'est non sono buone, però pensiamo, è una coincidenza strana, queste letture capitano oggi che è festa di Carnevale, non sempre capitano così perché c'è tutto il calendario liturgico, un giorno magari ce lo spiegheremo poi. E oggi capita questa lettura e una parola centrale che è venuta fuori è quella ipocrita. Cosa vuol dire ipocrita? Dì, tu che sei vestito da... Cos'è la tua maschera? Da Spider-Man. Spider-Man, allora, tu sei vestito da Spider-Man? Malefica. Pagliaccio. Harlequin. La principessa. Harley Quinn. Angelo. Ma voi siete quello che siete vestiti? Tu sei Spider-Man? Sì, lo sai? Sempre? Tutti i giorni? O ti travesti solo quando c'è bisogno? E tu la principessa? E l'angelo? Allora, adesso un tempo si metteva la maschera e poi bisogna tirar giù la maschera, perché adesso dobbiamo tenere la maschera però sulla bocca, un tempo si metteva sugli occhi o in faccia. Però, ecco, loro sono vestiti, adesso ho chiesto solo loro, ma ci sono anche altri, anche voi siete vestiti. E tu vestito così? Dove si gioca d'azzardo. Unicorno. Non chiedo agli adulti, no? Perché molte volte noi siamo vestiti in un modo, poi magari vogliamo... Allora, il vestito magari fa vedere che voi siete diversi da quello magari che siete. Non è che tutti i giorni voi siete Spagna, la principessa, l'angelo e tutti gli altri che adesso non mi ricordo più. O tu com'era? Pagliaccio. Anch'io una volta mi travestivo da pagliaccio, quest'anno non l'ho fatto, ma lo sono già. Allora, ipocrita è uno che si fa vedere in un modo, ma in realtà è diverso. Il Vangelo ci dice proprio questo. Ci dice, prima di tutto, dice di avere gli occhi buoni, di vedere. E allora dice, due ciechi non possono uno guidare l'altro, ci deve essere uno che ci vede, e l'altro che invece si lascia guidare. Poi dice, non dire agli altri, ti tolgo la pagliuccia, cioè tu non ci vedi bene, ma mentre tu hai gli occhi che non vedi. E cioè dire che prima di correggere gli altri, bisogna correggere noi stessi. Poi Gesù dice ipocrita. Ipocrita è un termine, così com'è non viene usato nella Bibbia, viene usato molto più da Gesù. E da Gesù che... forse era preso dal mondo teatrale. Ipocrita era l'attore che si nascondeva dietro una maschera e faceva un tempo, c'erano gli attori solo maschi che facevano anche le parti femminili, si nascondevano dietro una maschera che serviva sia a amplificare la voce sia anche per nascondere la propria identità. E vicino a Nazareth c'è una città romana, Sepphoris, dove c'era anche un grande teatro. E secondo la tradizione Maria, la mamma di Gesù, era dei parenti e lui probabilmente Gesù andava proprio a Sepphoris. Probabilmente Gesù non sarà mai andato forse al teatro pagano, però certamente questa parola avrà sentita. Cioè vuol dire farsi vedere in un modo, ma in realtà siamo altri. Poi dice ancora, allora prima hai detto non dobbiamo essere delle guide cieche, ma dobbiamo essere delle persone che sanno vedere. Perché e secondo, non dobbiamo essere ipocriti. Terzo, dice, ma guardate che tanto l'albero si riconosce dai frutti. Cioè un albero, dice, un albero che
delle spine non fa dei frutti buoni. Un albero, dice, l'uva fichi dalle spine, oppure l'uva dai rovi. Cioè ogni albero produce il suo frutto, e allora noi dobbiamo portare il frutto. Chiediamo allora al Signore di aiutarci a essere sinceri sempre, a non essere mascherati. La mascherina sì, dobbiamo portarla purtroppo, ma non essere mascherati. Cioè c'è chi a casa si fa vedere in un modo, al lavoro in un altro, magari voi a scuola in un altro, poi a casa vi scatenate o con gli amici. No, essere sempre noi stessi, e però noi stessi essere nella maniera giusta, no? Comportarci bene, non comportarci bene secondo i luoghi dove noi siamo. Questo lo dico più per noi grandi, perché voi ragazzi forse siete più sinceri, quindi siete sempre lo stessi, però certamente magari vi comportate, magari se dovete ottenere un favore, sapete che la mamma non ve lo dì, non lo dà, ma lo dà al papà, fate le fusa al papà e per farvi dare quello che vi dà, oppure al contrario, oppure la nonna o il nonno, ecco. No, Gesù dice siamo sempre buoni, sempre frutti buoni, ma comportiamoci bene. E vedere, come si fa a vedere? Si vede con gli occhi, ma si vede anche col cuore. C'è una frase, un incontro di voi più piccoli, no, ma spero che qualcuno grande abbia letto Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. È uno dei libri, tolto quelli religiosi, la Bibbia e il Corano, più letti nel mondo e più tradotti. Quando Il piccolo principe, sapete, mai letto voi? Qualcuno dei più grandi l'ha letto? Sì? Ah, tu hai già letto? Com'è? Che brava. Anche tu? Anche tua sorella, leggere. Ebbene, a un certo punto quando questo piccolo principe che atterra in questo posto sconosciuto nel deserto, incontra tra i vari personaggi, incontra anche una piccola volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe voltandosi, ma non vide nessuno. Sono qui, disse la volpe, sotto il melo. Chi sei? Domandò il principe. Sono una volpe, disse la volpe. Vuoi giocare con me? E poi, non vi leggo tutto, ma alla fine parlano di amicizia. Tu mi devi addomesticare, ma nel senso bello, cioè dobbiamo fare amicizia. E alla fine dice, quando si saluta, dice, addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Ecco, non è necessario, cioè è importante avere la vista, ma la vista degli occhi forse è più importante anche la vista del cuore. Si vede bene col cuore. E poi ci sono tanti modi per vedere, no? Quindi l'essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che col cuore. E Gesù ci dice proprio questo, avere un cuore sincero, bello, puro.